Nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 1984 vennero trafugate, malamente tagliate, dall'oratorio delle Zittelle in Contrada Santa Caterina a Vicenza due opere di Francesco Maffei e Giulio Carpioni. Solo nel 2013 furono ritrovate dal Nucleo Tutela dei Carabinieri di Genova e restituite al legittimo proprietario IPAB di Vicenza nel 2016. La soprintendenza di Verona ha avuto poi l'onere di procedere ad un lungo e articolato restauro per assemblare le tele ritagliate con i frammenti lasciati dai ladri sul telaio e integrare le grandi lacune della pittura. E proprio in questi giorni il Museo Diocesano di Vicenza ospita una piccola mostra aperta fino al 6 gennaio per raccontare questa vicenda straordinaria in cui, come dice Monsignor Francesco Gasparini, due tele ritrovano il nativo splendore ritornando nella loro città, Vicenza. A distanza di 35 anni, finalmente si possono rivedere nella città di Vicenza queste due magnifiche opere d'arte. Abbiamo anche fatto una piccola mostra che dia un saggio di chi erano il Francesco Maffei e Giulio Carpioni, queste due anime del Seicento vicentino, anima spirituale, fantastica, intrisa di spiritualità e di religione, quella del Maffei, molto più laica, molto più, diciamo, riferente sia all'arte classica, quella del Carpioni. E abbiamo così messo delle pale, anche qui opere che per la prima volta vediamo a Vicenza. Penso all'Assunta del Maffei, un'opera strepitosa che ci è stata data in occasione di questa piccola mostra, oppure altre due opere di Giulio Carpioni, il Regno di Ipnos e poi Mercurio che trasforma il pastore Batto in pietra, mai viste anche queste perché sono di collezioni private. Quindi una piccola mostra che però ci dà un saggio, un piccolo respiro di un'epoca travolgente che è stata il Seicento a Vicenza.